Aziende e associazioni di categoria avviano la procedura per far arrivare in Italia lavoratori extracomunitari. La maggior parte viene impiegata in agricoltura, circa 2.000 gli ingressi previsti nella nostra regione, ma ne servirebbero almeno il doppio, dice Coldiretti Toscana. Sentiamo Walter Rizzo. Il Click Day apre la porta in Italia a 82.705 lavoratori stranieri, ma in realtà ne servirebbero almeno 100.000 lavoratori che in grande parte sono impiegati nei lavori delle aziende agricole e in questa realtà sono le aziende ortofrutticole quelle che hanno più bisogno di manodopera straniera. Questo settore da solo assorbe il 30% degli stagionali. In Toscana i numeri previsti però non riusciranno a coprire il fabbisogno delle aziende. Saranno poco più di 2.000, un numero che non è sufficiente per l'agricoltura della Toscana che ha bisogno di più manodopera e per questo auspichiamo a breve un nuovo decreto flussi e soprattutto una regolarità. Le nostre imprese hanno bisogno di manodopera, hanno bisogno di manodopera specializzata. Il mondo dell'agricoltura può dare lavoro, può dare risposte, ma evidentemente ha bisogno di regole certe e soprattutto di numeri diversi da quelli che attualmente abbiamo. Lavoratori che arriveranno grazie al decreto flussi con permessi di soggiorno temporanei attraverso una procedura che potrà essere gestita direttamente dalle associazioni datoriali del comparto agricolo, il che porterà, almeno è questo l'auspicio delle associazioni, ad una semplificazione delle procedure. Quelli che riguardano gli stranieri impiegati in agricoltura sono numeri importanti, un terzo della manodopera, secondo i dati di Confagricoltura, in questo comparto è di nazionalità straniera, tra paesi di provenienza predomina l'Africa, in particolare il Marocco, la Tunisia, il Senegal, la Nigeria e il Mali. Rilevante anche la quota di manodopera che arriva da Albania, Macedonia, India e Pakistan.